Dunque, solo un pari con Lentella. Primo tempo assai deludente, squadra molle, senza garra e non solo. Spiegarla così sarebbe come infilarsi nel porto delle nebbie. Questa volta, infatti, scelte e strategie non hanno affatto convinto. Liguri virtualmente spacciati, ma per questo spensierati e tutt'altro che in disarmo. A sorpresa, il neotecnico Gennaro Volpe, promosso dalla Primavera e subentrato a Vivarini, si affida al 4-4-1-1. Fasce blindate con De Luca e Settembrini pronti in fase di non possesso ad allargarsi sulle corsie laterali. Rigoni, che regista non è, schermato ora da Schenetti, ora da Morosini. Pescara, insomma, incapace di costruire gioco, pur essendo a centrocampo in superiorità numerica. L'unico play di ruolo, Mirko Valdifiori, utilizzato, perché ufficialmente non al meglio, solo nell'ultimo quarto d'ora, ma decisivo con lo spunto e l'assist per il pareggio siglato da Rigoni, che invece, a prescindere dal gol, ha sulla coscienza il momentaneo vantaggio firmato da Schenetti. Di fatto la prima frazione è stata regalata. Il problema? Sempre lo stesso: aver subito gol, per inciso, da una squadra che nei precedenti 8 incontri aveva segnato una sola rete sul rigore nella sfida interna col Monza. Sarebbe stato fondamentale chiudere il primo tempo tra mille difficoltà sullo 0-0, per poi spingere nella ripresa, che infatti è stata di ben altro tenore. Più ritmo, più velocità nella circolazione del pallone, tante conclusioni. Il portiere dell'Entella, Daniele Borra, sugli scudi, ma anche la mancanza di un attaccante in grado di concretizzare. E qui torniamo ai tanti errori commessi alla vigilia del campionato, ma soprattutto a gennaio. E già perché, malgrado la disastrosa gestione Oddo, primo errore capitale del club, nella sessione invernale, con i biancazzurri fuori dai play-out dopo la vittoria di Reggio Emilia, sarebbe bastato affiancare a Odgaard una punta di categoria, soprattutto pronta, invece di ingaggiare tanti giocatori che, tranne De Sena, hanno disatteso le aspettative. 2 anni di errori reiterati. Ma alla fine il pallone ha un'anima e ti presenta il conto. In chiave play-out a tenere ancora in vita il Delfino c'è solo l'aritmetica, ma nelle prossime 4 partite l'11 di Grassadonia, attualmente a quota 29 punti, dovrà fare bottino pieno e sperare che l'Ascoli, a quota 37, ne faccia meno di 9. Ricordiamo che tra quart'ultima e quint'ultima, per far sì che si disputi lo spareggio, il gap non deve essere superiore a 4 punti. Tutto ciò è soprattutto un atto di fede. Stiamo oggettivamente parlando di qualcosa assimilabile ad un vero e proprio miracolo calcistico. Del resto, nell'arco della stagione, i biancazzurri non sono stati capaci di vincere mai 2 gare di fila.